Dal main stage della settima edizione del Web Marketing Festival siamo in compagnia con Lorenzo De Micheli dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha appena terminato il suo intervento mostrandoci quello che è uno dei progetti più innovativi dell'istituto e che ha per l'appunto sorpreso la platea con le sue nuove funzionalità. Lorenzo, ti chiedo per l'appunto di illustrarci il background che ci ha illustrato parlando del progetto in sé e quali sono le funzionalità dell'esoscheletro che ci hai presentato. Sì, diciamo, vi ho mostrato appunto un esoscheletro, ma che ha delle origini come un po' tutta la robotica che viene dal mio laboratorio, che derivano dalla robotica umanoide. Quindi l'idea è un filone importante, un fil rouge che lega il robot umanoide, macchina a volte pensata solo per ambiti fantascientifici, in realtà tecnologie che possono già aiutare l'uomo oggi e che lo aiutano nel settore della salute, quindi a prendersi cura dell'uomo o riabilitarlo. Ecco, il filo è semplicemente questo: per fare robot umanoidi bisogna da un lato fare alta tecnologia, dall'altra conoscere molto bene l'uomo, studiarlo, la sua biomeccanica, il suo sistema motorio, e questi due elementi possono essere riconfigurati per produrre macchine non più umanoidi, ma macchine che possono riabilitarci, come ad esempio robot indossabili, gli esoscheletri. Abbiamo visto quindi la vastissima applicazione, se vogliamo, di queste nuove tecnologie, soprattutto per l'appunto, dicevamo, essere anche uno dei trend del presente e del futuro dell'assistenzialismo proprio alla persona, e abbiamo visto appunto che l'esoscheletro Twin che tu ci hai presentato ha grandissimi margini di crescita. A che punto siamo? Stiamo per certificare con il marchio CES, diciamo, la prima versione, il primo prototipo avanzato. Questo vuol dire che a breve inizieremo una campagna, diciamo nei prossimi 6 mesi, una campagna piuttosto estensiva di sperimentazione clinica sull'uomo, che durerà grosso modo altri 6-8 mesi, al termine della quale saremo pronti per incominciare a dialogare con delle aziende per poterlo portare sul mercato. Ci sarà necessariamente poi ancora un po' di sviluppo industriale da fare, ma diciamo che l'orizzonte temporale per il mercato da oggi potrebbe essere attorno ai 24 mesi. Benissimo, abbiamo anche avuto un confronto con Daniele Pucci, sempre dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e con il quale abbiamo parlato anche di alcune resistenze, se vogliamo, sullo sviluppo di nuove tecnologie, soprattutto in ambito della robotica umanoide. Un tuo punto di vista? Beh, il robot umanoide in qualche modo affascina, perché ovviamente entra in relazione con la persona, in qualche modo ne mima diciamo, atteggiamenti e gli aspetti biomeccanici, quindi affascina molto, ma naturalmente può fare anche molta paura, in particolare l'idea che il robot possa sostituirci. Ovviamente in parte probabilmente potrà anche succedere, ma succederà, io mi aspetto, almeno questo è il trend che si è verificato a partire dalla prima rivoluzione industriale in poi, ci sostituirà nei lavori che non vorremmo più fare. È nata la lavatrice, non ci sono più le lavandaie che lavano i panni al fiume, e così il robot umanoide probabilmente potrà entrare in zone a rischio, magari centrali nucleari disastrate, situazioni dove ci sono stati dei terremoti, dei dissesti importanti, invece di un pompiere. Questo è un po' lo scenario che vede come dire, un utilizzo etico e anche utile il più possibile del robot umanoide in futuro. Grazie Lorenzo, e ti saluto con un'ultima domanda e una tua impressione in quanto ospite del main stage del festival sulla platea e sull'evento in sé. Direi fantastico, un palco enorme, un palco veramente impressionante, tante persone molto appassionate ai temi che sono proposti dal festival, quindi direi ottimo, veramente fantastico. Grazie ancora a Lorenzo De Micheli dell'Istituto Italiano di Tecnologia e come sempre auguriamo un buon festival a tutti.